Nell'aprile del 1901 Benedetto Paolillo dava alle stampe, edito dalla tipografia Pauricelli di Cadosa, uno dei suoi testi più noti, I nostri grandi, dove ricostruì la vita di numerosi personaggi fra i più noti della nostra storia, fra i quali Andrea Bonello, Giovanni Pipino, Mariano Santo, Niccolò Fragiani e, fra i più recenti, Giuseppe Curci e Giuseppe De Nittis. A proposito di questo testo ebbe a dichiarare, pubblicando le biografie di taluni illustri barlettani, non ebbi in mente di presentarvi alcunché di nuovo in queste povere pagine. Io, devoto ammiratore di quelle nobili figure, venni nella determinazione di raccogliere, quanto più mi fu possibile, notizie e documenti, che di loro ci parlassero più largamente, non badando né a fatiche, né a studi, che di cuore posi in tali ricerche. Oltre a ciò, un altro scopo mi prefissi, e cioè che queste biografie, passando per le mani di voi tutti, elette, se credute degne, potessero riprodurre quell'effetto di imitazione, di cui l'uomo è suscettibile per natura, e fu l'augurio, che le eccelse virtù dei nostri grandi si ripetano nei tempi nuovi, e siano monito ai giovani di ispirarsi costantemente in quei nobili ideali, affinché i loro nomi possano un giorno ancora rifulgere su quello angusto della patria nostra. L'anno dopo il Paolillo diede alle stampe, per i tipi Paganelli di Trani, una monografia su Ignazio Napolitano, suo compagno d'infanzia, un giovane sarto, che s'era trasferito a Parigi qualche anno prima, e lì aveva fatto fortuna affermandosi come uno dei migliori sarti della capitale francese. Egli aveva creato un suo metodo di taglio che illustrava in affollatissimi corsi e dirigeva un giornale di moda. La biografia, breve ma incisiva, rappresentava, nelle intenzioni dell'autore, il primo fascicolo di una serie di monografie, che andava sotto il titolo Tipi operai, monografie dedicate ai concittadini, che si erano distinti nelle arti minori. In una corrispondenza da Barletta in data 28 luglio 1902, apparsa su Due Corriere Meridionale, leggiamo, abbiamo fra le mani un opuscolo intitolato Tipi operai, Ignazio Napolitano, egregiamente scritto dal signor Benedetto Paolillo, bibliotecario della Comunale di Barletta. Ammiriamo la costanza del Paolillo nell'investigare e mettere in evidenza per la stampa tutti i concittadini, che rifulsero nelle scienze, nelle lettere, nelle armi e nelle arti, additandoli come esempi ai presenti. La biografia è trattata largamente con molta vivacità di colorito.